Mi chiamo Valentina Gonzo e sono di Valdagno, provincia di Vicenza. Nella vita ho studiato storia dell'arte medievale, quindi adesso insegno anche a scuola e poi l'altra parte del tempo disegno e faccio illustrazione un po' da sola, quindi per cose mie, un po' per commissioni. Mi è piaciuto partecipare a Sprints perché è stata una bella occasione per incontrare altre persone che fanno questo, diciamo, nella vita, perché comunque è stata anche un'occasione appunto per avere un tema su cui riflettere e poi elaborare un contenuto, perché se no di solito si parla sempre di cose magari personali o comunque delle riflessioni che uno fa per conto suo, invece così è anche condiviso. Il mio rapporto col cambiamento climatico è doppio, cioè da una parte c'è quello mio personale, in cui diciamo sono preoccupata per un discorso di salute, quindi mi preoccupa molto il discorso dell'aria, cioè quindi dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento delle acque. Poi in Veneto questa cosa è stata particolarmente drammatica negli ultimi anni. E dall'altra parte invece a livello diciamo più globale, io penso che sia molto legato al discorso del consumismo, quindi da un punto di vista di come agiamo noi, soprattutto in Occidente, e quindi di conseguenza che questo sia molto legato a un discorso economico, quindi chi detiene il potere, chi ha i soldi per agire e produrre un cambiamento. Allora, la mia opera vuole rappresentare una sintesi di una serie di concetti, quindi principalmente l'idea del rovesciare un sistema, quindi anche del ripensarlo e di cercare di sviluppare un po' il pensiero laterale. Quindi ci sono questi elementi che naturalmente vengono usati in un certo modo, tipo l'ombrello per coprire, per riparare, il cappello anche, che vengono visti al contrario, quindi l'ombrello che raccoglie la pioggia, il cappello che si fa vaso, e sono anche degli elementi molto semplici. Quindi l'idea è che comunque a volte nella semplicità però riflettuta si possono trovare anche delle idee migliori. Questa idea poi di questa pioggia, no, che viene raccolta e convogliata per diventare una specie di innaffiatoio, no, per questa pianta che cresce all'interno del cappello, e quindi anche un po', no, dell'ingegnosità dell'uomo che deve trovare, no, dei sistemi nuovi. E il cappello è un cilindro che rappresenta un po' il capitalismo borghese dell'Ottocento, e quindi l'idea che comunque quel tipo di approccio economico sul mondo deve mettersi al servizio del cambiamento, e quindi proprio se non essere, diciamo, sovvertito, deve per primo darsi per proporre un nuovo modo di agire. La mia parola per il futuro è coscienza. Ovviamente ognuno di noi deve scegliere come comportarsi e come vuole, diciamo, interpretare anche il mondo, e chiaramente chi ha meno ha una coscienza che comunque gli serve per, diciamo, quello che può fare nei limiti di quello che può compiere, ma soprattutto chi ha molti più strumenti e mezzi deve usare come prima cosa la propria coscienza per determinare un cambiamento. Questo penso sia, diciamo, l'idea principale.